Tecnologia, perché alla fine avendo tante protesi sono proprio vivo di tecnologia, almeno penso un 30% del mio corpo sia tecnologia. E quindi io ci vivo benissimo, cioè io adoro la tecnologia perché ogni volta che mi inventano un piede nuovo io posso fare cose nuove, ogni volta che mi inventano una mano nuova posso fare altre cose. Quindi sono super pro alla tecnologia e sono super pro anche allo sviluppo proprio tanto di un sacco di cose. E, dall'altro punto di vista del telefono e tutto quanto, poi io sono anche nella vita vera faccio il grafico, quindi io vivo davanti al computer, mi piace un sacco tutte queste cose qua e anche all'università, io faccio anche l'università e vivo con l'iPad, quindi io veramente ho il computer, telefono, iPad fisso addosso, poi le cuffiette, poi tutto quanto, quindi sono sempre molto in carica, la sera antico è il casino per me. Non sei una donna, sei un campo magnetico. C'ho veramente delle centrali nucleari per mettere in carica le braccia, il telefono, il computer e tutto quanto la sera. Quindi no, io so i lati positivi e i lati negativi di tutto quanto e comunque il mio scopo, avendo tanti giovani anche che mi seguono, tanti ragazzini giovani, la cosa che cerco sempre di passare è appunto il fatto che i social sono veramente una bella cosa perché puoi mandare un sacco di messaggi. Noi abbiamo anche un'associazione Onlus e io riesco a fare un sacco di cose attraverso i social per l'Onlus, per motivare le persone a fare sport, per portare, diciamo, per far vedere lo sport paralimpico, perché se non fosse per i social un sacco di persone non conoscerebbero lo sport paralimpico e non potrebbero neanche praticarlo perché non sanno neanche che esista veramente. E quindi per me questo punto di vista qua è super positivo. Dall'altro lato, appunto, starci troppo sopra ti porta a pensare che quello sia il mondo vero, che il mondo vero non sia fuori, insomma, da te.